ci sarò se tu vorrai. Allora, buon pomeriggio al nostro 30 volte Elisa Esuardi in versione anche sexy, perché Elisa è un po' un maschiaccio, la conosco da veramente da 20 anni. Abbiamo dei tacchi, abbiamo delle calze delle velate. Calze, e ho sbagliato perché ho messo le calze con questi tacchi e scivolo. Di solito io metto gli scarponi a linea verde, quindi oggi ho detto vabbè, vado alla Balivo, che mi metto dei tacchi, una gonna per essere un po' femminile, eccoci qua. È tutto vero, però il risultato è buono, ma non mi posso alzare perché sennò cado. Guardate, era tutta bardata a linea verde Rai, esatto. Sabato mattina su Rai 1. Oggi vi voglio parlare di una storia fantastica che affonda le sue radici nei primi del 1500, nel basso Rinascimento. Questi sono i castelli romani. E quando io dico castelli romani, che cosa ti viene in mente? Ma porchetta. Come porchetta? Oh, ma non è un'offesa, Eli. E a me viene in mente invece il vino. Andiamo. Ma la Sardegna è anche uno dei posti migliori per fare windsurf nel Mediterraneo. E qui vicino ad Alghero si può fare una tipologia di windsurf completamente sostenibile. Arrivederci, arrivederci a tutti! Ciao, ciao! Bravissima! Guarda avanti! Quindi Elisa, mi pare di capire che hai un po' di voglia di provarle? Ma io la proverei pure, però ne ho niente. Ma quindi? Vabbè, qualcosa proviamo a rimediare, dai. Va non c'è bene. Problema. Bellissima gita, soprattutto in silenzio. Silenzio, capito? Meditata bucolica, in silenzio. Allora, hai visto? Quindi tu l'avresti fatto windsurf? Ma lascia perdere. E motocross? No, no. Parapendio? No, però vabbè, voglio... Dai, io mi lancio. Però se mi attivi il cordetto io sono felice. Eravamo rimasti qua, quindi sono andata a Napoli in una delle trasferte, l'ho preso un corn e le corna, come si dice? E le corna. E le corna. Attiviamo il corno alla Balivo. Attiviamolo. Serve sempre. Come mano si attiva? Sinistra. Mano sinistra. Sì, questa, ok. Mano sinistra. Cioè, non si fida. Io capito? Devo far così perché altrimenti non mi ricordo mai. Benissimo, allora, sei pronta? Sì. Si fa così, devi stringere il corno. Sì. Ecco. Pensa quando stringi. Pensa. Sì. Quando si romperà la punta, sì, sarà attivo questo corno e ti porterà bene. Mo non lo butta per terra, subito, per cortesia, grazie. Attiviamolo, okay, attivato, ragazzi. Attivato. Lo attiviamo qui. Uno, no! Due, tre. No! Sì. Attivato! Ci sta, ci sta. E mentre lo abbiamo Brava. Attivato, tutto parte con Elisa Esuardi nel 2000. Io me la ricordo, ero nel backstage di Miss Italia e vedevo questa ragazza stupenda, alta, con questi occhioni. E vinse infatti Miss Eleganza. Guardate. Cinema. Non era eleganza. Cinema. Miss Cinema 2000 è la numero uno Elisa Esuardi. Complimenti a Elisa. È tantissimo. Il maestro ha guardato subito il primo piano di Elisa, anche il secondo piano. Ecco, Dino Risi premia Elisa Esuardi, il titolo che porta fortuna. Elisa, in bocca al lupo, chissà che non ha una carriera, questo te l'auguriamo. Cioè, adesso sei fuori gara, puoi parlare. Ci hai anche detto che insomma il tuo destino potrebbe essere proprio quello di attrice. Speriamo, sì, perché studio teatro, quindi sarebbe il mio sogno. Beh, cinema e teatro sono parenti non lontani. Sì, infatti. Grazie, grazie a te. Grazie a Elisa Esuardi. Ma che tenera questa cosa, Kate, grazie intanto, perché poi avevo 17 anni e poi c'era il grande Fabrizio Frizzi, davvero, io lì... È sempre bello ricordare dei colleghi che hanno fatto tanto per te, Dino Risi, non ne parliamo, un grandissimo. Però Fabrizio, io ho un ricordo meraviglioso di lui, nel senso che poi io dopo i 17 anni di questa di Miss Italia ho continuato a studiare teatro, eccetera, ho fatto moda. Ti piaceva Elisa? Come? Ti piaceva fare teatro? Sì, fare Mi piaceva, no, far l'attrice io non l'ho mai fatto, ho fatto teatro, ho studiato teatro drammatico, quindi mi sono diplomata dopo questa cosa e poi ho fatto moda, quindi non ho più proseguito e poi sono arrivata in televisione. Quando però stavo dicendo di Fabrizio che è stato
veramente un collega unico, perché lui a ogni programma nuovo che io aveva mi mandava un messaggio. Allora, queste sono delle cose che dovrebbero essere la normalità, ma sì, purtroppo ciao. non lo sono e quindi ho un bellissimo ricordo di Fabrizio. Magari penso ti trovi che... con dei colleghi, dice, dove vado alla barica? Non c'è andare, il programma è impazzito. No, lui era veramente molto generoso, poi tu lo conosci e te lo ricordi benissimo, quindi se, da portare in alto questo suo... Senti, questa Lisa, sua modalità. Miss Italia, sì. Sembra un'altra epoca, no? Sì, sì, beh. Erano gli anni era un'altra epoca. Era un'altra epoca, era sì, completamente. Sono passati 23 anni. Grazie per avermelo ricordato. Prego, ma per me 24, quindi figurati. Esatto. Cioè, come dire. Ma se pensi a quei momenti, ti fai tenerezza, simpatia? Tenerezza, vero? Sì. Sciono di Cuneo, parlavo così. Quindi sì, tanta tenerezza, anche perché poi questa è stata una scommessa di mia madre, come al solito. Ah, lei? Beh, sì. È stata lei a scrivermi senza... Io non lo sapevo, ero ignara di questa cosa, però va bene. C'è stata tua mamma a iscriverti? Sì, io sì. Io l'ho dovuta convincere per farla venire. Ecco, io al contrario, però devo dire che poi è stata lungimirante in tante cose, ci ho visto lungo, quindi... Ma poi con quella fascia... Hai vinto dei soldi, qualcosa? Niente. È stata una fascia così concettuale, è stata una vincita concettuale. Però da lì poi ho continuato a studiare teatro e quindi probabilmente, oltre che alla vincita concettuale, c'è stato anche un grande, diciamo, stimolo, no? Per andare avanti in questo mondo. Perché poi, se vogliamo parlare di Miss Italia, concluderei, ma comunque era una vetrina pulita, giusta, bella. Giusta per l'epoca. E arriviamo ad un'altra vetrina, quella del 2008, quando ci fu il cambio, perché Antonella era andata in maternità, e a un certo punto chiamarono Elisa Esoardi, una delle poche che disse praticamente di sì. Brava, la relazione, esatto, che una qua matta. C'è il primo tritavolte tra Fabrizio Del Noce e Antonella Clerici. Bentornati alla prova del cuoco e bentornati al torneo dell'uovo d'oro, come dicevo oggi, l'ultima sfida degli ottavi di finale. Ed allora, eccoci qua. Che ansia. Io dalla mattina, da quando mi fanno i capelli, che dico, oh mamma mia, c'è il torneo dell'uovo d'oro, oh mamma mia. Ma vai con le e mani. Che ci permette. Vabbè, se posso, ben volentieri. Ma sì, sufficiente, ma cara. Cioè, voglio dire, a casa come fai? Fai con le mani. Oggi abbiamo una gara speciale, una gara tra moglie e marito. Mamma mia, per la squadra del peperone gioca la moglie che lancia la sfida al marito. Per la squadra del pomodoro il marito accetta la sfida. Vi siete invertiti. Buongiorno Italia. Oh, che meraviglia. Complimenti. Voglio fare un grande in bocca al lupo e veramente col cuore ad Elisa Esoardi. Sarà lei a prendere il mio posto, non più come supplente come è stato qualche anno fa, ma come titolare. È emozionante rientrare qui in questo studio della prova del cuoco, non più da supplente ma questa volta da timoniere. Bello farlo con voi di nuovo. Wow, sembra beautiful. Scusate, però intanto saluto Antonella, sembra beautiful. Sembra beautiful. E una e l'altra e vai e torna, la prendi, la lascia. No, vabbè, ormai siamo legate a vita, siamo una coppia di fatto, io Antonella Clerici. Sì, per forza. Poi tu a te davvero piace cucinare, tu hai lavorato anche... Vuoi vedere le cicatrici del forno? Allora, cioè, vi è mai capitato di avere un forno nuovo e non capire qual è la parte più calda e più fredda? Questo è il risultato. Uno... e due, ok? Quindi state attenti, vi dico anche come si fa. Dovete mettere degli albumi montati a neve sulla... Sì, no, perché poi alla fine l'ho capito, così la cucina, a casa non la molla mai lei. No, così a casa lo sanno e non si bruciano come ho fatto io. Albume montato a neve sulla teglia del forno e osservate il forno. Allora, dove brucia di più, brucerà di più anche il vostro polso. Dove brucia di meno, non vi brucerà. Punto. È una legge molto... è logica, la cucina è molto logica. Quindi tu nel 2008, Fabrizio Del Noce, che è il nostro direttore dell'epoca, che ovviamente è stato uno di quelli che ha dato la volta buona a tante conduttrici, veramente Fabrizio, grazie perché ha creato davvero una nuova generazione di conduttori. E dice, Elisa, e che si fa? Vai? E tu subito dici sì. E io ero giovane e nessuno ci voleva andare. Ho detto, ma perché no? Cosa da perdere? E ti divertissi, andò anche molto bene. No, andò molto bene quella stagione, devo dire di sì. Poi Antonella ha creato davvero... è stato anche un po' coraggioso, perché voglio dire, lei era... Certo.
la mamma, perché stava partorendo, quindi di tutta Italia, aveva creato lei questo programma, e questo lo dobbiamo dire, con grande capacità l'aveva portato anche a picchi d'ascolto 26-27%, quindi si parla di numeri molto alti. Cioè, aveva fatto Sanremo l'anno dopo. Esatto, l'aveva già fatto brava con Bonolis, quindi era praticamente la compagna d'Italia, la sorella d'Italia. E poi sono subentrata io, e quindi è andata bene, dai, è stata una bella esperienza, però... Quindi qui però dobbiamo capire chi titare. Adesso c'è il gioco. Qual è stata la volta buona? Tu hai sostituito un programma di Antonella, e qui però è stato lui che... Allora, la volta buona vera, bisogna dirlo, è stato lui, e quindi è stato quando Fabrizio, comunque, Del Noce, questo direttore che ha creato la nuova generazione, poi, se vogliamo, anche di conduttrice... E poi ti aveva dato anche il primo programma, ti ricordi? Com'era la Luna? Guarda che luna. Ti vuoi rivedere? No. Davvero? Sì. Sai che io non sapevo che... Non avevo mai visto una telecamera, praticamente. Ma come? Sì, no, nel senso, non avevo mai fatto televisione. Vediamo, dai. No, sono curiosa. Giochiamo anche a farvi conoscere alcuni dei posti meno conosciuti dell'Italia. È bellissima questa zona della Calabria. Assolutamente. Poi ci sono storie misteriose e riti a dir poco piccanti. Sei Vuoi andata vedere? Nel castello? Sì, anche? Ho fatto un po' un giro per le varie viuzze. Vediamo. È la storia di Santa Severina, un galeone della fantasia, dal quale svetta come ponte più alto un castello. Si racconta che tra i vicoli e i palazzi di questo borgo sia nato un amore segreto e tormentato tra il brigante Musolino e una nobildonna, moglie di un conte di questo luogo. Nelle notti di luna piena, la bella cortigiana era solita ospitare nelle sue stanze il terribile malfattore. Ma in un solstizio d'estate, il conte, scoperta l'insana passione, nel sonno uccise la sua amata. Da quella notte di luna, in ogni solstizio, nei vicoli di questo borgo si sente riecheggiare una voce di donna. Elisa, ho detto la verità. Anche basta. Bastava un frame, una fotografia. Allora, no. Anche allora ti truccavi da sola come linea di live. Sì, solo che sono passati 23 anni, capisci? Mi date il trucco, per favore, il parrucco. Direttore Angelo Mellone. Ti prego. Abbi pietà di me e delle 41enni, vabbè. Allora, comunque, lui è stata la volta buona. E quindi dobbiamo tritare Antonella. Allora, dobbiamo tritare Antonella, però io ho grandissimo rispetto e ammirazione per lei. La sediamo qua vicino, dato che siamo una coppia ormai. Va bene? Quindi praticamente mi piace? Qua non ci trita mi nessuno, già ho capito. Questa è come l'avventura. No, questa no, che non possiamo tritare una, no, non possiamo tritare una donna. Via. Vabbè, e niente, ci ha fregato, ragazzi, ve lo dico, ci ha fregato. Hashtag la volta buona. A questo punto insultate Elisa Soardi, che non mi ha tritato nessuno, praticamente. Provate! La cucina è una tua fissazione? Passione. Pure un po' fissazione, però, Elisa. Anche, hai ragione. Perché tu cucini, però ti diverti anche a pulire casa. Cioè, tu è proprio la massaia che in te sì, esce fuori sui social. Lo sappiamo. Guardatela mentre fa le pulizie. No. Davanti al tuo portone ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Non te lascio mai, ma capoccia, fermo non fame, ma capoccia, fermo non fame. 20 anni di televisione. Finiti così. Vabbè, finiti così, no, vabbè, sì, questo sono anche. E arriviamo ad un'altra fase della tua vita, quando partecipi a Ballando con le Stelle, dove ti succede, vi succede di tutto, a terra in mondo Todaro, e dopo un po' mi sorprendi e vai all'Isola dei Famosi. Prima di andarci siamo andate a pranzo insieme, ti ricordi? E tu mi hai detto, no, ma dove vai? L'avevo detto. L'applauso ci sta. Sì, esatto. Ma dove vai? Ma proprio detto così.
No, però è stata una parentesi. No, raccontami questi parliamo, due momenti. Non ho mai parlato. Allora, i due momenti. Allora, partiamo da quello. Parliamo dell'isola dei famosi. Voilà. Tu vai all'isola. Allora, io prima di andare vado con Caterina a pranzo e lei mi fa, dove vai? E io gli faccio, vado. Perché, che so, fa qua? Abbiamo parlato così. E, anche un po' più italiano, visto che nessuno delle due è romane. Ma va bene così, ecco. Ormai sì, dai, un pochino io. E, no, vabbè, è stata una parentesi. Nella nostra vita professionale ci possono essere tantissimi momenti. E quello era un momento non di estrema di estremo picco per me, rigogliosissimo, diciamo, se la vogliamo mettere così. E comunque io penso che le cose che si fanno hanno qualità se le si fanno bene. E quindi alla conduzione c'era sempre Ilari? Sì, ho apprezzato anche quel momento di stacco, l'avrei fatto comunque, me ne sarei comunque andata, avrei comunque staccato per un po', perché ogni tanto bisogna sapersi anche fermare nella vita. Tu hai deciso di farlo su un'isola deserta. Sì, però ho pregato. Ho pregato tanto. Ho riflettuto molto. Fuori. In realtà tu poi hai avuto un incidente lì all'occhio. Sì, guarda, sì, fatemi condurre, basta, perché ogni volta che faccio qualcosa mi succede, cioè ogni volta che partecipo ad un programma mi succede qualcosa, fatemi condurre, hai visto che brava che sono, andare su windsurf, queste cose, va bene così. E quindi scusa, tra l'isola dei famosi e Ballando con le stelle hai dei dubbi? Perché no, non ho dei dubbi, non ho dei dubbi, con tutto il rispetto, io sono anche molto aziendalista oltretutto. E quindi come si attiva? Si attiva così. Brava. E la Isoardi a Ballando era anche molto brava. Sì, dai. Guarda, no, davvero Elisa, eh. Cioè, mia mamma diceva, guarda com'è brava. Ma anche solo tu. Non ce la posso fare. Milly? No, ma Milly. Milly. Guarda che ci vuole allora, tanto coraggio a fare Ballando con le stelle. Sì. Abbastanza. Perché quando tu poi scendi in pista, secondo me ti dimentichi tutti i passi. Guardate, vero. Elisa che non dimenticava niente. Dalle ossessioni delle tue manie supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Chapeau, perché veramente io lo so qualcosa cosa significa fare un intervento e poi subito dopo alzarsi a fare qualcosa. Anche la scelta del valzer, che è stato veramente un lavoro tecnico fatto molto molto bene. La cosa che mi è piaciuta tantissimo, la verità di tutto, oltre il fatto di tuo dolore, però quella cosa che unisce due persone insieme è stato veramente commovente. Grazie. Allora, quello che poi... Grazie. Uno si porta a casa, è proprio... Allora, se tu dai verità, quello ricevi e c'è poco da fare. Beh, Raimondo aveva avuto un appendicite, allora, si è operato d'urgenza. Sì, bravissima, è stato operato. E tu ti eri fatta male. Io mi sono... Allora, lui è stato operato, quindi io ho ballato da sola. E poi in questo valzer, nello specifico, lui era appena tornato, quindi aveva ancora i punti. È stato grandioso, davvero, come maestro. Ma poi soprattutto questo programma, ripeto, se tu riesci a dare verità, ti ricambia con la verità e col pubblico e con l'amore del pubblico. Poi dopo questa, diciamo, dopo due o tre balli, io mi sono rotta il malleolo praticamente e con un Charleston, durante le prove di un Charleston. Ci siamo ritirati, sono rientrata con un passo doble e siamo andati in finale. Più di così va bene, no? E c'è una persona da Ballando con le stelle. Dai. Che ti dice, guarda lì, questo. Adorata Elisa, allora noi abbiamo cercato tutti quanti di esserti vicino in un'edizione che è stata splendida e anche piena di difficoltà, perché mi ricordo cosa abbiamo vissuto insieme. Se ancora la ricordi con piacere vuol dire che siamo riusciti a coccolarti e a comunicarti anche un po' dello spirito battagliero e un po' piratesco di chi prende e va cuore oltre l'ostacolo, sempre in pista a ballare con la gioia di fare una cosa bella per se stesso e per il pubblico. E tutto il nostro gruppo ti vuole un mondo di bene. Bacioni.
Vabbè, Milly mi commuove sempre e devo dire che... Grazie Milly, davvero grazie. E potevo farlo solo con lei, di mettere la mia vita in mano ad una persona, perché è una donna straordinaria, una professionista che ti prende la vita e te la valorizza. E lei l'ha fatto in tutte le puntate di Ballando con le Stelle, quindi queste sono le cose che rimangono. Cos'è che ti commuove però, Elisa? C'è l'occhio ancora più bello? No, mi commuove tutto il percorso che ho fatto lì, perché secondo me è stata davvero una bella rinascita, no? Era un periodo non... felicissimo per tanti aspetti, sia personali, tanto voi sapete tutto di me, che diciamo lavorativi, perché poi chiudeva la prova del cuoco. Caterina, cioè tu lo sai benissimo che cosa significa per noi donne che comunque siamo indipendenti, e diamolo questo messaggio alle persone e alle ragazze che sono a casa, no? Contare sulla propria indipendenza è qualcosa di unico e che ti rimarrà per sempre. E poi anche alle ragazze, adesso stiamo vivendo in un periodo bruttissimo per noi donne, purtroppo. Quindi quando una persona riesce ad andare avanti attraverso le proprie forze, poi si sceglie anche un compagno degno di starle accanto, che non la deve completare, perché noi siamo già complete così, deve soltanto accompagnarci e accarezzarci. E a te manca il fatto che oggi non ci sia una persona accanto ad accompagnarti? No, non mi manca, Caterina, ti spiego anche il perché. Perché adesso io mi sto godendo me stessa, che è la cosa principale che uno deve fare quando esce da un rapporto molto bello, e deve riprendere un po' in mano la propria vita. E quindi io lo sto facendo con tutto l'entusiasmo di una ragazza di 20 anni e però con la maturità di una di 40, 41. Quindi è una bella fase questa, molto. Grazie per avermelo chiesto. E quando ci sono le nuove fasi nella vita, di solito accadono cose senza che tu te l'aspetti. Vero, vero. Cioè, sì. Attenta che tra una linea verde e l'altra ti arriva un fidanzato vero. Non che gli altri siano stati finti. No, cioè, no, ma perché... va bene così, Kate, grazie però. No, Elisa. Quando ti invito a casa a mangiare? Ah, quello quando vuoi. Cosa ti piace? Tutto, dolce, Elisa, salato? Tutto. Io dolci non li cucino però. No, no, ti posso fare una bella genovese. Ah, non sarebbe male, non sarebbe male. Tu lo prendi male con lo zucchero, ma che napoletana sei? Non ho pranzato per starti dietro, cioè diciamolo, non ho pranzato per starti dietro. Grazie perché ecco, gradito. Ecco. E Elisa, che brava a cucinare, che conduce, fa e dice, una cosa non la sa fare. Dai. Ah, come sono soddisfatta che a farti vedere questo. Guardate, guardate. Che cosa? Soddisfatta proprio. Che è successo? Ma tutti i tuoi sogni si abbracciano a quei sette suoni che hai. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol e l'emozione si sente di più a questo canale. 50 anni di successi che festeggeremo questa sera insieme a voi. 50 anni di storia, praticamente ha raccontato l'Italia. Sono passati tutti giovanissimi, cito Eros Ramazzotti e Laura Pausini, che avevano la stessa ansia, la stessa paura, la stessa voglia però di vincere che hanno gli otto ragazzi che sono arrivati con una giovanissima Elisa Isoardi. La buonasera, stessa benvenuta. Emozione che ho io stasera. Buonasera a tutti, buonasera pubblico a casa. Ciao caro Massimo, hai visto cosa abbiamo fatto? Ho visto che le sigla? Acque di Castro Caro Terme hanno già prodotto la follia, lei ha cantato, quindi... No, no, ma non ti preoccupare, no. Per la vostra incolumità era soltanto playback, perché non potrei mai cantare. Allora, vabbè, è meglio così. Molto meglio così. No, non so cantare, ma si è visto anche nel filmato di prima. Invece vorrei salutare Massimo Giletti. Perché che torna in Rai. Beh, no? Assolutamente, Massimo. Io ho iniziato con lui, con Guarda che Luna, poi abbiamo condotto insieme Castrocaro. Ah, infatti, e pensa, questo era Castrocaro. Questo era Castrocaro e pensa che in giuria avevamo niente di meno che Lucio Dalla. Cioè, no, vabbè, c'era erano Lucio altri Dalla. Tempi. Sì, sì, che sì, meraviglia. Sì. Pazzesco, pazzesco, bellissimo. Ciao Massi. Ciao Massimo, e vediamo cosa trita tra un treno, però me la devi spiegare questa, sì, e la macchina, in macchina con la nonna, che sì, potrebbe sembrare un format TV. Sì, anche in viaggio con la nonna, in viaggio con papà, citazione. Vabbè, io triterei questo, adesso ti spiego il perché. Il treno. Lo tritiamo, in vera... mi ho una battuta da fare ma non si può, vai. Vai, ok, perfetto. Il treno, perché è successo questo?
Doveva tornare dal mare, dalla Liguria, mia nonna che era in vacanza. La stiamo vedendo la tua nonnina. Amore, è mancata praticamente a settembre di 2 anni fa. Lucrezia, la mamma di mia mamma. Noi siamo una famiglia matriarcale, lo sai? Lo so. Siamo veramente in questo, vabbè, le donne un po' comandano la questione. Anche perché papà non c'è stato. Ma no, papà c'è stato nel senso che mia madre e mio padre si sono separati quando io avevo 3 anni. Però devo dire che ho avuto dei genitori molto intelligenti e che non mi hanno mai fatto pesare le cose. Bella quindi, questa cosa. Sì, bravi. Sì, poi mia madre è veramente una forza della natura. E tutto proviene da questo sangue matriarcale della nonna. E quindi lei era in vacanza in Liguria e doveva tornare in treno, non è riuscita a prendere questo treno, io e mia madre siamo andati giù a prenderla e l'abbiamo portata a casa. Allora, voi dite, vabbè, un viaggio normalissimo, e in quel viaggio è stata la volta buona perché poi abbiamo aperto il ristorante, perché lei era cuoca e ci ha convinto in quelle 2 ore ad aprire il ristorante. Quindi lei cuoca, mia mamma in sala, mia madrina anche lei cuoca, e io ho dato il nome a questo ristorante, completamente femminile, per far anche capire, no, la forza di noi donne, che quando vogliamo ci siamo, anzi ci siamo sempre. E quindi, vabbè, bellissimo questo ricordo, grazie Kate, di nonna. E mi questa ricordo, qua, Eli, mi ricordo, la mia mamma. Della tua mamma, che poi ho conosciuto quando conducevi la prova del cuoco, sì. Eravamo insieme alla Bear, avevamo i camerini di fronte, sì, però sì. Lei aveva il bagno in camerino, io no. È vero. E io no, dicevo, Lisa, posso andare nel tuo bagno? È vero. E mi ricordo che era proprio il periodo in cui tu ti eri riavvicinata alla tua mamma, perché la cosa che mi ha sempre colpito, che tu me l'hai detto in maniera molto naturale, a un certo punto ti eri un po' allontanata da questa mamma che tanto amavi. Sì, succede anche quello nella vita, nel senso... È bello che tu lo racconti, sì, perché sembra sempre tutto perfetto. No, ma che perfetto, ma chi è perfetto? Assolutamente, anzi, è proprio dagli errori che poi noi risaliamo e abbiamo il coraggio di andare avanti. No, mia mamma è una donna molto forte, come hai visto anche mia nonna. È successo che anch'io poi lo sono diventata per DNA, non lo so, probabilmente. Ma tutta questa forza però allontana alcune brava, volte. Brava, hai proprio esattamente capito il punto. Nel senso che ogni tanto bisogna anche capire che va benissimo dimostrare, e quello lo si deve fare, perché i genitori devono rimanere, i genitori devono dirti, insegnarti, diciamo, anche alle rinunce, insegnarti anche, no, l'educazione, quella vera e quella dura, però ogni tanto ci vuole anche un po' di affetto. Io credo... Ma tu perché ti sei allontanata, Lisa? Ma non ci siamo allontanate, è che semplicemente c'era meno dialogo, e quindi quando c'è meno dialogo ci si allontana per forza. Quindi coltivatele queste cose, se avete ancora la mamma abbracciatela, fatelo, perché è qualcosa, Lisa, di veramente importante. Lo fa da quando è mancata mia nonna, e quindi eccola qua, e quindi abbiamo capito che forse trascorrere il massimo del tempo insieme è la cosa più giusta da fare. E la saluto, e ti saluta, ci sta guardando Irma. Beh, io l'aspetto sempre in trasmissione, la mamma di Elisa. Va bene. No, non vuole più far niente. Ma quando è che ha fatto cose? Vabbè, anche adesso con Linea Verde siamo andati da lei, abbiamo cucinato gli gnocchi, perché poi lei è brava, è pure brava. No, niente, adesso no, niente, basta. Niente. Periodo di negazione. Senti, poi mi sono girata intanto per dare la parola a Fabrizio D'Alessio, di solito lui arriva con Fabrizio. I meme, ma Fabrizio, non so, ha una cartellina in mano, è diventato conduttore della Volta Buona. Mettiti in fila, No, Fabrizio. Ma c'è, ma quello... per oggi niente meme. Mi raccomando. Cosa succede? Oggi quiz. Vieni. La vita è tutta un quiz. Se indovini tutte emozioni, perché col quiz che ci danno i migliori, viva le televisioni. Cioè, ho comprato pure i tuoni, ma non... che cos'è? Ma io ho comprato i tuoni. Allora, eccolo. Abbiamo un sacco di tuoni. Giocate anche voi a casa.
Sì, è importante. Funziona nei quiz, dire così. Allora, giocate anche voi a casa, se volete non chiamate perché non abbiamo il numero. Sta però... attento a quello che dici con Caterina, non andare troppo... Allora, ti do un consiglio. Tu devi far finta... Allora, tu fai, però non troppo. No, io faccio il mio, quello che mi hanno scritto. Non troppo, però. Mi hanno scritto non fare troppo, infatti c'è scritto qua. Allora, prima domanda però per voi. Però scusate, no. Scusate, però l'ABC, cosa sta succedendo? C'è un quiz. Okay. Esattamente, c'è un quiz perché abbiamo parlato di Napoli. Sì. Qui abbiamo una napoletana vera, sì. Diversa, una non Napoli. E una... Anch'io, no, Totò ha detto che sei fatto il militare a Cuneo, sei un uomo di mondo e quindi sarà detto lui. Noi abbiamo fatto il busto a lui davanti al teatro, sì. Perché ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Il busto a Cuneo di Totò. Certo. Ma c'è anche a Roma. Chiediamo a Gino Rizza, ce l'abbiamo il busto di Totò? A Cuneo, no. A Cuneo. Quello lì no, ma magari avete un altro busto sì, di Totò. Sì, è la slide numero 1-2, la ricordo. Ce l'abbiamo, la 1-2. Addirittura, studiatela ragazzi. Sono cambiate le regole. Comunque tu sei napoletana acquisita, va bene uguale? Va bene uguale, anche se c'è il mezzo busto. Perché dobbiamo andare avanti con il quiz, che è importante da... Dai. Allora, voglio farvi una domanda di cucina. Ah. Perché qui abbiamo una grande cuoca, una grande forchetta, mi hanno detto anch'io. E quindi vi faccio una domanda riguardo una Fabrizio, ricetta. Stai andando lungo. Dai, vado. Però, la frittata di maccheroni. Sì. Tre ingredienti mi servono, almeno tre ingredienti. Cade. No, maccheroni, uova, parmigiano, olio, sale, pepe. Sì, ce ne ho più di tutte, bravo, 1-0. Ma la frittata, no, scusate. Non litigate però. I maccheroni mi dice i maccheroni, è facile. Ne ha detti 5. Cioè, scusa, o gli spaghetti anche o con i maccheroni, cioè la pasta avanzata. Sì. Come la fai? La besciamella la metti? No, per carità, non mi piace. Andiamo, abbiamo una seconda domanda per recuperare, vai. Vai. Allora, vai. Uno dei piatti tipici di Napoli è la genovese, che a Genova non sanno manco che esiste. Che cosa è successo? Ho prenotato. No, gli manca ancora la domanda. Qual è l'ingrediente principale? Qual è? Cipolla, carne di vitello, manzo, il muscolo, la copertina e la parte del controfiletto. Dov'è la copertina? Qual è la copertina? La copertina è qua. Il muscolo è qui. Sì, okay. Il resto lo sappiamo. Esatto, a me bastava la cipolla. Uno pari. Ziti. Eccola qua, uno pari. Parità. Attenzione! La domanda di spareggio, pronti? Si avvicina il... Dove andate? Si avvicina il Natale. Ok. A domanda compiuta si schiaccia, eh? Si avvicina il Natale, al mio 3 comparirà alle nostre spalle la foto del dolce tipico, ok, di Napoli per le feste. Dovete dirmi come si chiama. 1, 2, 3. I struboli! Vabbè, ma questa! No. Signori! Fritti e al forno! Oggettivamente! Vabbè, dai, con miele! No, scusate, ha detto una cosa che non si può sentire. Cosa? Gli struboli! Fritti o al forno? No, solo fritti, lo so, per esempio. Mica sono le chiacchiere. Elisa, ti tolgo il punto, ho vinto io. Pensavo quindi, ti tolgo il saluto. Vincitrice ufficiale Caterina Belivo del nostro quiz della cucina napoletana. Grazie, io ritorno al mio posto. Bravo, sei stato abbastanza bravo. Beh, no, non sei stato male, D'Alessio. Non posso lavorare sopra, stato. Però mi raccomando i miei consigli, non troppo, non poco. Come... Senti Elisa, visto che poi non so quando ti rivedo, perché tra linea verde, life, la tua vita così... Quindi, se io ho un amico che ti vuole conoscere, posso dire di sì oppure niente? Abbiamo finito. Poverino. Auguri. Elisa Edoardi! Domani andiamo a Ferrara con Linea Verde Life. Lo stai dicendo per no, me? Così, quindi guardateci, se vi va. A domani con Linea Verde Life, su Rai 1, sabato mattina. Grazie a te, Elisa. E adesso sta arrivando...